Bella a tutti amici del Rex Experience, oggi vi porteremo a Buriano, un vecchio borgo abbandonato circondato da la cui storia è avvolta dal mistero. Vuoi lo faccia io? No, vai, vai, vai. Bella a tutti amici del Rex Experience, oggi vi porteremo a Buriano, un vecchio borgo abbandonato circondato. Perché c'ho questo circondato? Di all'inizio. No. Voi non essere di principio. Bella a tutti amici di Rex Experience, oggi vi porteremo a Buriano, un vecchio borgo abbandonato avvolto nel mistero, la cui storia è avvolta nel mistero. Bella a tutti amici di Rex Experience, oggi porteremo a Buriano, un vecchio borgo abbandonato. No. Oh, oh, è tre ore si sta provando sta parte io. Ma è mio, io non si può lavorare questa maniera lì. Buriano, un vecchio borgo abbandonato, la cui storia è avvolta nel mistero. Appena varcato il cancello di Buriano e subito abbiamo trovato questo edificio, un edificio che sembra un bar, un vecchio bar che, come potete vedere, è sempre arredato di tutti i mobili, anche se abbandonato, però è come se ci volessero dire: abbiamo chiuso per 5 minuti, fra poco torniamo. Qui potete vedere, è proprio in stato di abbandono, non c'è più niente se non mobili. Poi possiamo vedere il pericolante la strada qui. Venne presa da una famiglia francese chiamata Rockford. Il tentativo di rianimare una città che tende allo spopolamento però fallisce nella seconda parte del Novecento, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale. L'industrializzazione porta i contadini che sono residenti di questa città a trasferirsi dalla piccola città della campagna alle grandi città per cercare lavoro nell'industria, eccetera, eccetera. Nel 1961 Buriano conta 42 abitanti, nel 1981 solamente 12, fino allo spopolamento completo nel 1998. Buriano, paese che è stato lasciato, abbandonato a se stesso, e purtroppo da poco tempo a questa parte è stato anche chiuso l'accesso ai principali monumenti di questo luogo, come la chiesa, come potete vedere, al cancello incatenato. All'interno di questa chiesa dovrebbe essere custodito, almeno dalle fonti abbiamo trovato su internet, la statua di un Cristo adagiato dentro un sarcofago. Comunque sembra che il tempo si sia fermato a un certo punto e le persone siano scappate. Ci sono ancora dei mobili,
ci sono delle riviste, ci sono le statue nelle chiese. Qui sembra che il tempo si sia fermato ed il mistero rimane su questo piccolo paese abbandonato. Ok, ora proviamo ad entrare nell'unica via d'accesso di un edificio. Benissimo ragazzi, anche questo episodio è giunto al termine e un'altra meta è stata conquistata. Se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace, la pagina di Instagram e di Facebook la trovate in descrizione. E niente, se avete altre mete da poterci consigliare scriveteci e fatecelo sapere. Ovviamente non vi perdete il video di Volterra che troverete il link in descrizione e fra le mie mani. E niente ragazzi, ci vediamo alla prossima esperienza!